Ciao a tutti, benvenuti all'intervista. Questa volta abbiamo intervistato Stefano Euteri, il sessuologo che parlerà durante la giornata della salute della donna che si terrà il 22 aprile presso il Salusterme di Viterbo. Ascoltiamo! Tu parlerai della sessualità nella donna e nella coppia dopo il cancro. Come cambia il rapporto tra le coppie? Credo che la sessualità nel cancro è un aspetto veramente molto importante da considerare. Va infatti tenuto presente che il cancro ha una forte influenza sulla relazione di coppia. Possiamo solo immaginare quanto questa malattia sia una lotta dolorosa che crea paure, dubbi e conflitti. Sì. Vedremo magari dopo come questo avviene sia nella donna sia nel partner che poi la donna si trova ad avere vicino in quel momento. Ovviamente non c'è un modo standard in cui cambia la sessualità in questa malattia. Dipenderà dal modo in cui la donna l'affronta, dal modo in cui la persona che ha vicino l'aiuterà ad affrontarlo, e molto dipenderà anche da come i professionisti approcceranno ovviamente a questa tematica. Infatti proprio per questo l'importanza di questa tavola rotonda, per far capire veramente l'importanza che noi professionisti abbiamo nell'affrontare questa grande lotta che la donna si trova a vivere. Sicuramente un ruolo molto importante lo avrà il tipo diverso di terapia che la donna si troverà ad affrontare. La cosa più grave per queste donne è sicuramente quando si trovano ad affrontare una mastectomia, quindi la perdita del seno, che ha questa immagine molto importante nel valore della donna, e questo avrà delle ripercussioni molto importanti nel modo in cui si vedranno viste dal partner, nel modo in cui appunto potranno approcciare a questa situazione. Che poi adesso che dici questa cosa, pensavo che c'è un'artista americana, però non mi ricordo il nome, che lei proprio aiutava le donne che comunque hanno subito questo intervento facendo dei tatuaggi, comunque nascondendo un po' la cosa e trasformando questi corpi in opere d'arte. Non so se l'avete mai sentito, però non mi ricordo, quindi dovrò cercarlo. Ma come si vede la donna in questi casi? Abbiamo già detto un po' prima come il seno sia veramente molto importante appunto per il vissuto della donna, proprio per il suo sentirsi femminile. Quindi io vi posso portare qui dei miei esempi che mi vengono appunto dalla mia esperienza clinica, di donne che ad esempio non riescono proprio più ad utilizzare, sapete che il seno è molto importante anche come zona erogena, soprattutto durante i preliminari che riguardano appunto il toccarsi il seno o l'essere toccata dal partner appunto. Molte donne vivono questa esperienza come un'esperienza non più piacevole, sia per quello che ho detto prima, appunto se hanno avuto delle protesi oppure se hanno avuto anche dei semplici interventi molto piccoli. Comunque il seno rimane una parte che per loro non è più utile in qualche modo toccare, rimane per loro sempre la parte malata in qualche modo, e quindi sappiamo che il rapporto tra malattia e sesso non è che vada molto d'accordo. No. Quindi se percepiamo appunto una zona come malata, non diventerà più una nostra zona appunto erogena in qualche modo del piacere, e è proprio questo che noi dovremmo cercare di cambiare. Per questo mi piace molto anche la sfilata che abbiamo, che Stefania appunto ha cercato di organizzare, proprio perché valorizza in qualche modo la donna anche che ha avuto questa esperienza come una donna che può di nuovo diventare oggetto del piacere in qualche modo e riscoprire questa bellezza, i canoni della bellezza della cultura occidentale, che sappiamo che sono sempre rispetto al giovane, rispetto al bello. Io come sessuologo mi sento un po' di sfidare questi canoni, quindi cercare di fare in modo che la sessualità sia sempre più un patrimonio di tutti, appunto, un semplice modo che ci aiuta a sperimentarci. Stefania adesso ha avuto una curiosità. Infatti volevo chiedere al dottore Euteri, quando una donna si trova di fronte a questo problema, una mastectomia, e prima tu dicevi che infatti è un problema serio da affrontare, spesso le donne vengono lasciate da sole ad affrontare questa cosa. Quali sono invece, io vorrei invitare le donne a rivolgersi a degli specialisti per superare questo problema importante che sento anche un po' mio, e quindi volevo sapere da Stefano, quali sono gli specialisti più adatti ad accompagnare la donna mano per mano nel percorso di uscita da questo problema? Allora Stefania, il discorso che affronti è veramente molto importante, nel senso che in un mondo ideale credo che tutti i medici e tutti gli psicologi dovrebbero poter aiutare una donna in questa situazione, nel senso che stiamo abbandonando pian piano il paradigma
della malattia e raggiungendo sempre più un'idea di salute. Quindi appunto l'obiettivo nostro non è semplicemente fare in modo che queste donne sopravvivano, ma che veramente tornino a vivere pienamente una vita che valga la pena di essere vissuta, dove la sessualità veramente dovrebbe assumere un ruolo preponderante. In questo momento ti posso dire che forse gli unici specialisti che la donna può affrontare per avere un aiuto su questo sono appunto i sessuologi, perché in questa fase mi sento, anzi questo è un invito appunto a tutti gli oncologi, medici di base, tutti coloro che dovrebbero affrontare queste tematiche, ad affrontarle di più, nel senso che mi sembra che per ora siamo solo noi a farci carico per esempio dell'importanza che la chemioterapia o la radioterapia assumono sulla vita sessuale della donna, del partner, e, proprio perché cerchiamo di affrontare tutto secondo un approccio psicosomatico e somatopsichico, come dice appunto Chiara Simonelli, che è la massima esponente di sessuologia, no? Infatti questo è un aspetto secondo me che viene molto trascurato, viene anzi proprio nascosto, invece le donne dovrebbero essere a conoscenza che si può tranquillamente ritrovare una qualità di vita ottima, insomma, con l'aiuto degli specialisti, mai il far da te, insomma. Certo, il fai da te sicuramente non è consigliato. Quello che invito le donne in questa fase in cui appunto gli specialisti non affrontano queste tematiche è a rivendicare una salute sessuale. Quindi se il vostro medico non vi parla di questi aspetti, siate voi a trattare queste tematiche, a richiederli. Ma anche se c'è un po' di imbarazzo, perché le donne italiane tipicamente sono molto chiuse da questo punto di vista, non tendono a parlare di determinate cose perché si sentono un po' in imbarazzo. Certo, immagino che ci sia imbarazzo e sicuramente c'è, ma veramente io sono fiducioso, perché immagino che le donne italiane stiano cambiando, lo vedo nella mia pratica, e veramente magari avremo modo in un'altra giornata di parlare dei diritti sessuali e di come tutti noi, appunto anche le minoranze che finora sono state più deboli, devono veramente lottare per avere i propri diritti sessuali, un piacere sessuale per tutti appunto. Prima abbiamo accennato al partner, ma il partner come vede la compagna e come se la vive la malattia? Beh, il partner, una buona notizia che do oggi appunto è che rispetto a quello che immaginano le donne, il partner di solito non smette di vedere lei come era prima, nel senso questo intervento non la cambia così radicalmente come lei si immagina che per lui sia diversa appunto. Quindi molte sono veramente delle paranoie che giustamente si creano le donne proprio per il loro vissuto stressante e per il dramma che il cancro ha portato in loro, ma in realtà nell'uomo molto spesso non cambia la visione. Certo, magari c'è un primo impatto in cui soprattutto appunto quando avviene la mastectomia è difficile rivedere la propria partner con gli stessi occhi, ma è veramente solo una immagine momentanea, insomma. Per il resto passa subito, e quindi l'uomo continua subito a vederla come era prima. La cosa più complessa sicuramente è come vive il partner il momento della malattia, proprio perché molto spesso il partner non sa come gestire la situazione e talvolta non sa neanche come approcciare la sessualità, proprio perché vede la donna ritirata in qualche modo, e quindi lui a volte corre il rischio di accondiscendere a questo ritiro e a non proporsi più come partner sessuale. Quindi che può succedere? Che nessuno dei due si propone, che quindi la sessualità poi va a mancare in qualche modo. E si crea un muro? Eh sì, si crea un muro purtroppo nella coppia, l'intimità viene a mancare, ovviamente poi la mancanza di intimità crea una difficoltà nella relazione appunto. Quindi spero che avremo dopo magari un po' di tempo per dare dei consigli a questi partner su come approcciare in modo più efficace appunto alle proprie compagne, per non essere troppo invadenti ma neanche troppo ritirati appunto, non lasciarsi troppo andare da questo stato di malessere appunto e di depressione in qualche modo che la donna sta vivendo, proprio perché devono sempre cercare di stare vicino ma di non lasciarsi troppo trascinare in questo stato di malessere, proprio per essere supportivi in qualche modo. Allora Stefano, che cosa consigli ai partner che comunque hanno una compagna malata oppure l'hanno avuta?
quello che anticipavamo un po' prima appunto è quello di cercarsi di comportare in modo equilibrato, quindi comportarsi un po' come se appunto questa cosa non sia successa, senza appunto esagerare nell'essere troppo supportivi, perché appunto questo in qualche modo fa sentire le donne sempre più malate, no? Se loro si comportano in modo diverso. E d'altronde però cercare sempre di essere un po' sensibile alla tematica che è avvenuta, quindi magari per esempio, come dicevamo prima, nei preliminari non insistere sul seno, cercare di stare attenti a non esagerare, non varcare quella soglia se si vede che la donna non è ancora pronta, però non immaginare neanche che questo sia un tabù da non sfidare mai, appunto. Quindi ricordiamoci che quella zona erogena esiste e che probabilmente la donna prima o poi farà piacere che si ritorni su quella, appunto. Dobbiamo cercare di rispettare le abitudini quotidiane, quindi di vivere la sessualità come tutte le altre attività come se niente fosse successo in qualche modo. E quanto è importante il rapporto intimo in questi momenti? Il rapporto intimo è sempre molto importante, come abbiamo detto prima, appunto, a volte è l'idea che si crea il blocco del rapporto intimo è come se si crea un blocco all'interno della coppia, proprio perché se ci andiamo proprio a pensare in modo profondo, cos'è che distingue in realtà una coppia di partner da una coppia d'amici? È proprio il rapporto intimo, quindi è quello d'altronde quello che crea la coppia in qualche modo. E poi da sessuologo non potrei altro che dire appunto che la sessualità è una aspetto importante, ma questo lo vediamo anche negli studi, appunto, perché vediamo che quando non ci stanno rapporti all'interno delle coppie è lì che le coppie si sfaldano. Quindi appunto dobbiamo cercare di ricreare questa sessualità il prima possibile, cercando di dimenticarci che appunto c'è stata questa malattia, usandola anche come valvola di sfogo, quindi il rapporto intimo come fase di ricostruzione della coppia in qualche modo, magari in maniera anche nuova, trovando quelle cose che uno non ha mai avuto il coraggio, certo, modificando la bravissima, situazione modificandola. Infatti come si ritrova la passione? Beh, in questo devo essere sincero che anche tu avevi già anticipato una cosa molto importante. La passione si ritrova modificando qualcosa, appunto, no? Perché non possiamo immaginarci che il cancro sia una cosa che passa nella nostra vita inosservato. Ovviamente avrà delle ripercussioni che vanno sottolineate, non perché voglio essere pessimista o negativo, ma perché purtroppo ci saranno. Sappiamo che o la mastectomia o la chemioterapia o la radioterapia provocheranno per forza dei cambiamenti che potranno essere transitori, potranno essere durante tutta la vita, sicuramente appunto dei cambiamenti ci saranno, e quindi come al solito per affrontare dei cambiamenti dobbiamo modificarci, uscire da quei classici stereotipi della sessualità con quei canoni predefiniti in cui l'uomo ha sempre lo stesso ruolo, la donna ha sempre lo stesso ruolo. Dobbiamo in qualche modo reinventarci, e come lo facciamo? Inventandoci nuove pratiche, inventandoci nuovi giochi, provando a modificare appunto anche i comportamenti che abbiamo, riscoprendo anche nuove zone erogene. Abbiamo detto prima che magari il seno non sarà più una zona erogena che sfrutteremo tanto, ma abbiamo tutto il corpo a disposizione, inventiamoci nuove zone erogene, inventiamoci nuovi giochi sessuali, sex toys, andiamo insieme in un sexy shop, immaginiamoci veramente come sperimentare tutta la nostra sessualità.